Questi ragazzi sono tutti ben preparati, devo dire la verità, eh? Bene ragazzi, allora, cominciamo con le pose obbligatorie, ok? Fronte a giudici, un po' più bassa, grazie, la voce. Un po' più bassa la voce, grazie, ok. Fronte a giudici, le prime 5 pose obbligatorie servono per guardare la linea e la struttura del soggetto, ok? Fronte a giudici. Fronte a giudici. Fianco destro alla giuria. Fianco destro. Schiena alla giuria. Piedi uniti per favore, piedi uniti. Ok, l'altro fianco alla giuria. Bene, fronte. Ok, allora andiamo con un doppio bicipite frontale. Grande, è Massimo, è Massimo, eh? Dai! Ok, giù, mani a fianchi, dorsale. Grande! Tira! Bene, ok, fianco destro alla giuria e spazzone toracico, oppure l'altro fianco, come vi trovate bene, eh? Molto bene. Stessa posizione o altro fianco, tricipite. Bene. Ok, girate di schiena. Doppio bicipite. Stessa posizione, mani a fianchi, dorsale. Bene. Fronte giudici. Addominale e gambe. Tira, tira le gambe. Gamba. Bene. Ok, ok, io la concederei la categoria e andrei con le pose individuali, ok? Grazie ragazzi. Allora, ok, con il numero 118, Mattia Brenci. Prego Mattia. Con il numero 119, Luca Cianci. Luca.
Con il numero 122, Trotta Massimo. Applauso.
vedremo un po' chi rappresenterà all'estero, a San Vicco, questa categoria alla fine. Ok, i giudici hanno votato. 118! Ok. Allora chiamiamo sul palco Maurizio Carboni. Con il numero 122 Trotta Massimo. Secondo primo vince la categoria performance. Il numero 118 Mattia Brenci. Secondo classificato 119 Luca Cianci. E mettete a disposizione per la selezione. La foto a Massimo. Massimo? Massimo? Sono qua. La foto, grazie. Allora ribadisco il fatto che se c'è alla fine un atleta che vuol venire lo stesso a Salonicco, io ce lo porto lo stesso a gareggiare, non importa che sia selezionato, perché magari quando arriva a Salonicco l'atleta può cascare in un'altra categoria, ok? Non è detto che sia per forza un performance, ok? Bene.